Buon pomeriggio, buona giornata, buon pranzo a tutti dal vostro amico, ciao, dal vostro amico Gianni, pazzo Juventino. Non so se stasera o in queste serate faremo la recensione della storia di Mike e di Jason Voorhees o di Freddy Krueger. Sì, ho intenzione di fare tutte e tre le storie in 3 giorni diversi, però non so quando inizierò, non so con quale assassino iniziare, perché però non racconterò proprio, non racconteremo tutti i film, racconteremo diciamo la storia, quando, quello che è successo, come sono i tre assassini, quello che possono fare. Un riepilogo di tutti i film, però sempre raccontando la storia di ogni singolo personaggio. Jason, Michael, Fred. Io vorrei iniziare molto con Freddy Krueger, perché mi piace molto di più Freddy Krueger, mi piace molto di più come personaggio di tutti. Poi secondo mi piace molto Jason e terzo Michael Myers. Sono personaggi diversi, con storie diverse, perché Jason uccide per un motivo, Freddy uccide per un altro e Michael uccide con un altro. Però Jason e Michael hanno in comune che uccidono con qualsiasi arma, anche con la forza bruta. Invece Freddy Krueger spesso, volentieri, uccide nei sogni. Adesso li accomuna. Poi c'è stato fatto un film Freddy vs Jason, un buon film. Hanno messo contro due mostri sacri del cinema horror degli anni 80. Mi sto rompendo una gamba negli anni 80. Vediamo chi mette, dai, non so. Vediamo stasera se ho tanta voglia, se sono libero di raccontare la storia di uno di questi tre individui, di questi tre assassini. A stasera ragazzi, e buon pranzo, e buona cena, buon pranzo da cercati. Un bel like, anche se oramai non lo dico più. Condividete, iscrivetevi. Perché ho visto oramai che si stanno togliendo quasi tutte, oramai ho visto 7 volte tanti like, 7 volte ne prendo 2-3 like, non so più cosa fare. Sempre alla Madonnina, io credo tantissimo. Iscrivetevi e condividete, miei amici, condividetemi su Facebook. E è una cosa, guardate il video, perché ho visto che alcuni mettono subito il like e poi non sanno neanche cosa si tratti il video. Io mi accontenterei che non mettete neanche il like, basta che guardate il contenuto del video, perché per fare un video sui film, fare un video di successo o su altri assassini ce ne vuole, non è che non ce ne vuole. Perciò io mi accontenterei che non mettete neanche un like, basta che vi guardate il video per intero, dall'inizio alla fine, da quando inizia a quando finisce. Poi se vi piace giustamente mettete il like, no, vedete Gianni Juventino Pazzo ha caricato un video, subito un like. Invece come faccio da voi? Lo guardo, lo commento, se mi piace metto il pollicione in su, se no non metto nulla. Ok? Ciao ciao.